Per quanto riguarda la questione rifiuti, ha anche in quel senso, Ma so che la quella questione dei è più rifiuti, regionale e sono... siamo d'accordo, lei però. prima ha parlato di poteri, no, ma è evidente, no, c'è una responsabilità anche del comune, Dell'eventuale in sindaco, ecco prima appunto. persona del sindaco. È chiaro che Roma non si trova nei guai dal punto di vista dei rifiuti solo ed esclusivamente perché è stata condizionata enormemente dal proprietario della discarica di Malagrotta. Lei prima parlava di poteri, quello non c'è dubbio che uno di quei luoghi che hanno determinato in modo sbagliato la politica dei rifiuti. Siamo stati per anni a discutere termovalorizzatori sì, termovalorizzatori no, poi discariche sì, discariche no, dove le collochiamo. E invece l'unico vero dibattito che andava fatto fino in fondo, che è quello della raccolta differenziata, della riduzione a monte dei rifiuti e poi della raccolta differenziata, non si è mai voluto fare. Questo è l'asse su cui bisogna andare. Ultimissima, parliamo di diritti civili all'interno appunto dell'alleanza tra SEL e PD, anche a diciamo, respiro più nazionale. C'è insomma la fattibilità nell'alleanza col PD, anche quella per esempio sulle leggi sulle unioni civili. Insomma, come le chiedo, insomma, come siamo messi. Poi sappiamo anche, per esempio, da Casa Pound, questa notizia di ieri, sono arrivati insulti omofobi al leader di Sinistra Ecologia e Libertà. A Vendola, e quindi insomma le chiedo un suo commento, ecco, su Ma io come già ho siamo messi. commentato ieri e credo che il fatto che sia avvenuto, se non per cretineria, per stupidità, è grave appunto perché è inaccettabile che si ancora nel 2013 vengano proposte da persone candidate oltretutto alle elezioni vicende di questa natura. Credo che sia grave comunque che in Italia formazioni di estrema destra come appunto Casa Pound possano partecipare alle elezioni che sono il momento più alto della democrazia. Appunto, Ma però, io democrazia in teoria, insomma, ci dovrebbe essere poi loro, giusto, secondo me, invece che partecipino e poi senza prendere consenso, in teoria, no? però non è che si può per tutto il tempo dell'anno Cioè, se è fomentare legale, l'odio. no, per carità, però io le Questo è il dico, punto. no? No, quello che le dico io è che se sono illegali, cioè se fanno delle cose che sono fuori legge, vanno fermati prima, e io questo in generale per le persone, non parlo di Sì, Casa Pound. non c'è Se dubbio. sono Allora, legali hanno diritto in una bisogna. democrazia di dire la loro, quindi se non stanno, diciamo, andando contro la legge, e poi Dopo ovviamente devono prendere magari zero voti, non so se nessuno è d'accordo con me, credo, lei ha ragione, ci sono stati tantissimi episodi di violenza rivendicati da Casa Pound, poi come al solito Casa Pound tira il sasso e poi ritira la mano, ma penso che i gravissimi fatti emersi dall'inchiesta napoletana proprio delle scorse settimane dimostrano di quale formazione politica si sta parlando. Detto questo, per cui respingendo al mittente con la massima determinazione le dichiarazioni del rappresentante di Casa Pound di ieri, voglio sottolineare che in realtà sulla vicenda delle unioni civili io credo che la società sta molto ma molto più avanti della Della politica. politica, infatti, questa Non c'è forse. dubbio, io ho presentato proprio una proposta di legge sia quando facevo l'assessore al bilancio che anche in questa ultima legislatura in regione, perché credo che sia vergognoso che in un paese civile, una regione come la nostra, ancora si stia discutendo di qualcosa che riguarda solo ed esclusivamente le persone. Se due persone si amano, è giusto che abbiano i diritti uguali a tutto il resto delle altre persone che si A amano. E tutto volte. questo non può essere determinato da un contratto. Questo penso che sia il dibattito così contorto da noi avviene solo ed esclusivamente perché ovviamente siamo fortemente condizionati da Oltretevere. A volte, Ma guarda, le dico. vediamo anche il dibattito in Francia, in Sì. Inghilterra, per cui come dire, siamo i più Non arretrati in assoluto. solo sul tema dei diritti civili, nel senso la politica sembra indietro rispetto alla società, a volte sembra proprio Non c'è dubbio, più però lenta, in questo ecco. caso È si evidente, evidenzia è in evidente. modo incredibile È perché evidente. chiunque di noi conosce qualche persona normalissima che ha nella propria intimità un rapporto d'amore con persone dello stesso sesso. Questo non ci scandalizza,
sono nostri amici, nostri conoscenti. Allora tutto questo non si capisce perché in questo paese deve diventare uno scandalo, questo è il problema. Nella vita normale le persone queste cose le fanno normalmente, le arrivano normalmente, naturalmente, e non si capisce perché la politica sia così arretrata. Quando ovviamente io, come avviso, ho parlato di Oltretevere, non ho parlato assolutamente del mondo cattolico, che secondo me sta molto, ma molto più avanti, cioè di persone come Casini, come Giovanardi, che veramente dicono delle cose inaccettabili e di una stupidità incredibile. Chiarissimo, Nieri, dobbiamo bloccarci che siamo arrivati alle 9.30, poi tanto io sono, intanto le faccio in bocca al lupo come facciamo a tutti i protagonisti. Grazie, con i quali abbiamo il piacere di parlare, e poi magari dopo le elezioni rifaremo un po', beh, per quanto riguarda poi il sindaco abbiamo tempo ancora per riparlare, però magari facciamo un punto anche sulle elezioni del 24 per ci dirà la sua, insomma, anche perché è piacevole chiacchierare anche di temi politici con lei. Quindi intanto in bocca al lupo, buona giornata, buona settimana, grazie mille. Grazie mille a Luigi Nieri, candidato di Sinistra Ecologia e Libertà a sindaco di Roma.